Med sull'alto concessorio non è uno stabilimento balneare ma un circolo nautico, questo ci risulta, quindi di facile rimozione dall'alto, perché il legno è benissimo questa operazione, speriamo che sia solo la prima. Ma le altre, diciamo, grossi, ristoranti finiti in acqua, cemento armato, quando è che ci mettiamo le mani? Allora, io intanto dico che si è avviato un procedimento da quando ci siamo insediati con la rimozione di tutto quello che era facilmente rimovibile, dei chioschi che lì dovevano essere stagionali, invece da anni sono rimasti consolidati. Merde, chiaramente anche questa è una situazione per cui andava rimosso dopo 2 anni di ricorsi, per cui adesso l'amministrazione ha avuto ragione. Proseguiamo con questo appalto di rimozione anche del Piserf, Spiaggetta e Faber Beach, e così completiamo quel procedimento di rimozione di queste strutture che lei definisce di facile rimozione, però chiaramente non dovevano essere sull'Arenile, come non dovevano essere sull'Arenile tante altre situazioni come di stabilimenti. Lei sa benissimo che con la commissione prefettizia non si è fatto tutto un discorso di ricognizione sulle 71 concessioni demaniali marittime e sono partite diverse decadenze. Si sta andando avanti e il procedimento amministrativo chiaramente è quello, e l'iter per poter arrivare a una conclusione ha dei tempi che non dipendono chiaramente da noi. Noi abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità e continuiamo a farlo. Chiaramente l'obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza la visuale del mare, e lo vogliamo fortemente. Verrà a Roma, si sta lavorando su un IPUA che è diviso in ambiti, e anche lì si cercherà di... No, l'obiettivo è quello di garantire la fruibilità della spiaggia con il 50% di spiagge libere e il 50% in concessione. In questo momento noi garantiamo i servizi essenziali sulle spiagge libere e procediamo con quello che è l'obiettivo, quello che appunto dicevo, di dare visibilità al mare. Scusi, i varchi previsti dal PUA del 2005, che ancora è in vigore, perché finché non verrà emanato il nuovo PUA, al momento è un progetto che ancora non è stato appunto emanato, e siamo ancora, diciamo, in vigore ancora quello del 2005, che prevede, insomma, lei sa benissimo, dovrebbe sapere, i famosi varchi accessi al mare addirittura H24, perché la 296 del 96 parla chiaro, ma qui vediamo che la maggior parte del mare di Ostia, decimo municipio, ma di Roma, è più chiuso d'inverno che d'estate, perché la maggior parte degli stabilimenti sono chiusi. Non è stata emanata un'ordinanza invernale che dal 1 ottobre doveva disciplinare appunto l'utilizzo del demanio marittimo. Siamo a Natale e l'ordinanza ancora non è stata emanata. Questo si traduce che il demanio al momento senza regole, senza terra di nessuno. Sì, ci sono le leggi che appunto l'ordinanza doveva ribadire e far rispettare, ma non è così. Un'altra piccola cosa, per esempio, se va a vedere qui attaccato al canale, c'è un cancello della Lega Navale, dove c'è un passo carabbia addirittura abusivo. Più avanti ci sono dei parcheggi sull'area demaniale, proprio c'è scritto proprietà privata, ma è assurdo, no? Se lei si va a vedere qui più avanti a 50 metri, parcheggi sul demanio, c'è scritto proprietà privata. Mi sembra, insomma, una cosa... Guardi, io le dico quello che ho detto prima, insomma, è un procedimento che abbiamo messo in atto di ripristino della legalità, con la rimozione di tutte quelle situazioni di illegalità diffuse che per anni si sono perpetrate su questo territorio. L'ordinanza a cui lei fa riferimento invernale, so che a breve verrà emanata, quindi cercherà di garantire libero accesso anche attraverso gli stabilimenti durante il periodo invernale. Ma è scaduto a settembre quella... Le sto dicendo che questa l'ordinanza di Roma Capitale verrà a breve emanata, e quindi l'accesso al mare attraverso gli stabilimenti è prevista per legge e verrà fatta rispettare anche attraverso l'ordinanza. Colgo l'occasione per dirvi che ci sono delle situazioni qui su questo territorio, come in questo caso delle demolizioni,
le gare che facciamo, ed è successo per il dragaggio del canale dei pescatori, e anche per le demolizioni sono andate deserte. Dopodiché si è fatta la procedura messa in vetrina, quindi alla fine ci stanno delle resistenze forti su questo territorio anche per partecipare ai bandi. Altra cosa importante, una volta demolito Happy Land, questa spiaggia verrà resa libera e verrà fatto il ripascimento con la sabbia che è stata rimossa dal canale dei pescatori, che è quella che vedete sulla banchina, e con fondi a bilancio. Ma qui ci dovrà essere sempre il divieto di bagnazione? Assolutamente sì, il divieto di bagnazione è 100 metri in sponda sinistra idraulica del canale, però questo non vieta la possibilità di poter accedere alle linee da parte di tutti. Faremo una bella passeggiata perché le banchine del canale dei pescatori abbiamo previsto a bilancio il rifacimento, quindi oltre alla messa in sicurezza li renderemo anche gradevolmente belli a vedere, e quindi questa parte di territorio sarà rifrequentata in modo libero e anche piacevole. Ma grazie. C'è una volta che avete chiesto ai cittadini come desiderebbero loro avere l'accesso alla spiaggia o fuori del mare. Per esempio, faccio una richiesta: l'accesso diretto alla sabbia, al mare dal pontile, proprio diretto, senza passare per i canali dei condannati. Stiamo lavorando anche su, capisci? Stiamo lavorando anche su quello, per rendere il pontile, la spiaggia accessibile dal pontile in modo diretto. Grazie. Quella è una cosa. No, assolutamente, ma l'obiettivo è quello di rendere, di facilitare l'accesso al mare da parte di tutti i cittadini, quindi non è così semplice. Tu sei stato eletto il Movimento 5 Stelle? Io non sono eletto perché sono il vicepresidente del municipio, un assessore e sono stato scelto dalla Presidente per svolgere il ruolo di assessore all'ambiente, territorio e sicurezza. Beh, politicamente parlando, lei fa sempre parte del Movimento 5 Stelle. Assolutamente sì.